può far diventare il Trentino, ci può far diventare l'Umbria, ci può far diventare l'Austria, perché la gente se ne scappa via dalle città caotiche per trovare un po' di serenità, per ritrovare un ambiente sano e pulito. A noi questo avevamo di fare, ce lo vogliono distruggere. Noi speriamo ancora di riuscire a farcela e tutti quanti insieme, secondo me, ce la possiamo fare. Io vi ringrazio. Giuseppe, perché le sue informazioni credo siano state utilissime a darci una panoramica di quello che sta succedendo intorno a noi. Probabilmente, ripeto, noi siamo presi troppo dalla quotidianità, quindi non ci rendiamo conto magari di quello che gli altri ci stanno facendo intorno. E la voce di Giuseppe è stata, come dire, utile a svegliarci un pochettino per capire le vere problematiche. Prima di passare la parola a Pier Nicola Medicini, giusto una piccola presentazione, fisico medico presso il CROP di Rione Rimpurtre, e per diverso tempo ha curato e verificato le incidenze, l'incidenza sulla salute da parte del inquinamento ambientale. Quindi ci darà una panoramica abbastanza specifica relativamente alle malattie che possono naturalmente generarsi da un ambiente inquinato. Prima di passare la parola possiamo un attimo vedere un video di pochi minuti, un paio di minuti, e dopodiché prenderà direttamente la parola Pier Nicola Medicini. Grazie. Quanto c'è del rischio di tumore, per esempio, portato ai termovalorizzatori? Zero. 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 Tutte le inchieste che abbiamo fatto, libri, non hanno portato a nessuna evidenza di aumento di tumori nelle popolazioni circostanti i termovalorizzatori. Nel posto di portare il dato del centro del dottore Guadalupe, per quanto riguarda il sesso femminile, aumento di morte per tutti i tumori fino al 54% statisticamente significativo. Le donne residenti almeno 5 anni entro 3 km e mezzo dagli inceneritori. Zero. 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 Sì, non provocano soltanto il cancro. Le malattie cardiovascolari hanno un'incidenza almeno tripla rispetto al cancro. Poi provocano malformazioni fetali, provocano malattie del sistema endocrino, provocano malattie neurologiche, provocano malattie del sistema immunitario, provocano allergie, provocano tutta una serie di malattie esattamente come qualsiasi fonte di polveri e di inquinanti organici, come per esempio il notissimo diossina. In genitori hanno l'aggravante di essere l'unica che non ha nessuna utilità, anzi è soltanto inutile, è soltanto dannosa e fa soltanto perdere il quattrino perché non viene messa a produttività. E lei sarebbe favorevole? Non c'è scelta, i rifiuti o li mettiamo sotto terra o li bruciamo. Allora, intanto bisogna farsi una domanda molto precisa e capire bene come gli studi sono condotti, come vengono fatti e se ci sono, ripeto, conflitti di interesse. Ma io credo che una cosa del genere si possa spiegare soltanto andando a visitare il sito della fondazione di questo personaggio. Il personaggio è ufficialmente sponsorizzato da chi costruisce inceneritori, l'Oriana per esempio, l'entità francese, da chi gestisce gli inceneritori, per esempio Acea, da chi fa centrali a carbone, per esempio Enel. Quindi è un testimone come qualsiasi autore che dice che il tal detersivo lava più bianco, tante delle cose che vedo sono cose che sanno assolutamente tutti. Negare, celare, nascondere queste cose mi sembra non soltanto ingenuo, ma addirittura criminale. Dal punto di vista scientifico, ovviamente non c'è una gamba su cui reggersi, del resto le federazioni dei medici francesi sono espresse chiaramente su questo argomento, parecchie federazioni dei medici italiani. International Society of Doctors for the Environment, i medici che si occupano dell'ambiente, hanno scritto a proposito del personaggio che ciò che ha detto non è una base scientifica. Quante persone, tra gli spettatori, sono in grado di capire che ha detto una fesseria? Un'intima minoranza. Gli inceneritori sono un fatto per la salute e sono un fatto da tutti i punti di vista. Noi abbiamo fatto della salute un affare enorme. Un medico
nell'accezione di oggi, che fa prevenzione primaria e evita che il suo paziente sia male. E quindi non ha più ragione di essere. I vecchi cinesi pagavano il medico non quando erano malati, ma quando erano sani. Per tutto il periodo in cui erano sani, davano una sorta di piccola pensione al medico. Nel momento in cui si ammalavano, smettevano di pagare. In questa maniera il medico aveva vantaggio a prevenire la malattia e oltretutto aveva vantaggio a curarmi nella maniera più efficiente il paziente. Noi abbiamo ribaltato completamente questo concetto. Fisico medico è un fisico laureato in fisica, che però consegue anche la specializzazione in fisica medica di 4 anni e quindi poi tipicamente questa figura professionale lavora negli ospedali oncologici intorno a radioterapie, medicine nucleari, radiologia, quindi specialmente in campo oncologico. Ed ecco, io sono di origini beneventane, ma lavoro qui, ormai sono lucano da un po' di tempo, sono qui in Lucania, abito a Rio Nero e lavoro al CROP. Siccome poi sono anche del Movimento 5 Stelle, ho cominciato anche a interessarmi, dato la mia specifica professionalità, anche ai temi ambientali, proprio perché in effetti la Basilicata concentra tutte le tematiche inerenti all'ambiente, tutte nello stesso posto. Allora, io vi volevo dire, prima prendendo spunto dal video che avete appena visto, intanto, no, non è questo qui, devi vedere, deve essere un PowerPoint. Sì, questo. Perfetto. Allora, prendo spunto dal video che avete appena visto, perché io ho lavorato per un anno allo IEO, Istituto Europeo di Oncologia, quindi conosco abbastanza bene i veronesi. Noi, per prima cosa, ci dobbiamo... E prendo spunto dalle ultime parole che ha detto il professor Montanari. Ci dobbiamo chiedere come mai una persona, un luminare, una persona molto intelligente, molto preparata come Umberto Veronesi, arriva a dire questa cosa qui. Come mai, oltre a dire quello, dice pure che lui dormirebbe insieme a delle scorie radioattive. Eppure non è uno stupido, cioè lui, io lo so, ha veramente portato delle innovazioni importanti, specialmente per quanto riguarda il cancro alla mammella. No, prima la mammella si faceva la mastectomia radicale, la mammella quando una donna aveva un cancro si toglieva del tutto, dopo di lui ha cominciato a essere salvata la mammella, e questo è un fatto importantissimo. Una persona così importante che porta un'innovazione così importante in tutto il mondo poi dice queste cose qui. Eppure non è uno che non ha soldi. Io vi posso dire che ho visto persone, non pensate che la realtà di Milano è come questa qui, cioè lì c'è gente che veramente ha tantissimi soldi, magari l'ultima fase della propria vita è solo e ha tanti possedimenti, vuole essere salvato dal tumore se gli capita che ha il tumore ed è disposto a tutto, a Veronesi gli regalano le case, non ha problemi di soldi. Vi assicuro, una delle persone più ricche d'Italia. E però perché? Non è per soldi che lui dice una cosa del genere. È che lui è parte di questo meccanismo per cui il ciclo della malattia si alimenta, l'ha detto Montanari. Cioè la causa, le cause che generano le malattie alimentano gli effetti che poi richiedono le strutture che cercano di mettere riparo a quella malattia, e quindi lo IEO che lui dirige, ma come tante altre strutture che lui dirige, e alimenta soprattutto quel ambiente, quel contesto politico che vuole sostenere tutto questo. Non è che i nostri politici queste cose non le capiscono o non sono abbastanza bravi, da lungimiranti, da capire che bisogna avere un atteggiamento ambientalista, che bisogna fare la prevenzione primaria, come diceva Montanari. Prevenzione primaria significa togliere, rimuovere le cause.
io non lo voglio il malato per curare, cioè non è che mi deve arrivare uno già malato e poi io devo essere molto bravo per tentare di curarlo. Intanto non lo facciamo arrivare malato, no? Prevenire è meglio che curare. No, è perché il sistema, il circolo che si alimenta, alimenta non soltanto il potere di questi medici, il potere di queste persone così importanti, ma alimenta il potere politico, perché nel campo della sanità si fa molto clientelismo e questo clientelismo è alimentato dalla malattia, ci deve essere la malattia, e più ce n'è più si riesce a creare clientelismo intorno alla malattia. E questo è il punto, e questo è il punto per cui persone così importanti mettono a repentaglio la loro reputazione, che è una reputazione di livello mondiale, dicendo quelle corbellerie, perché loro li capiscono, i lavori scientifici, vivono di lavori scientifici. Io conosco benissimo la figlia, conosco anche il figlio, vivono di lavori scientifici, sanno bene come si legge un lavoro scientifico e sanno cosa devono capire di un lavoro scientifico, eppure dicono una cosa del genere. Va bene, premessa a quello che io sto per dire, perché in effetti la Basilicata è un posto, adesso Giuseppe ce lo diceva, è un posto dove le cause, queste sorgenti, queste fonti di inquinamento sono molteplici. Lui ha messo l'attenzione particolarmente sul petrolio, ma in effetti cioè, parlava anche di Fenice, no? Quindi inceneritori, stiamo parlando, ma non è finita qui. In Basilicata c'è il petrolio, quindi nelle sue forme, perché l'estrazione, con le problematiche dovute all'estrazione, la raffinazione, cioè l'eliminazione della componente solfurea, l'ha detto, e con le problematiche connesse a questo, ma poi c'è il Fenice con le particelle, i metalli pesanti in acqua, le particelle diffuse in aria, ma ci sono anche rifiuti radioattivi. C'è il problema dei rifiuti radioattivi, che non sono nostri, perché qui non è che qui ci sta il nucleare, no, è il nucleare che proviene dalle ex centrali, o meglio, qui c'è già qualcosa, ma si è deciso, voi non lo sapete, ma si è deciso di fare il sito nazionale per deposito e stoccaggio dei rifiuti radioattivi di tutte le centrali nucleari italiane. Poi a questo dobbiamo aggiungere anche l'inquinamento che deriva dai campi elettromagnetici, ci abbiamo l'amianto sparso qua e là. Mettiamo insieme tutte queste cose, cosa ne viene fuori per i nostri figli, ma per noi stessi pure, cosa ne viene fuori, che ne può venire fuori, cosa ci può dire Veronesi, venisse lui a vivere qua, ci portasse i suoi figli e poi ci venisse a dire cosa ne pensa. Vediamo che cosa fa, vediamo cosa dice la ricerca, cosa dice. Io ho portato qualche studio, gli studi della ricerca sono incontrovertibili, si chiama evidence-based medicine, la medicina moderna si basa su delle realtà incontrovertibili. Cioè quello che la ricerca afferma in maniera incontrovertibile è la verità. Non può venire per Veronesi e dirci no, non fanno nulla. Questa è la prima? Sì. Allora, ce n'era un altro sicuro, torno un po' indietro. Sì, vabbè, ma io non devo vedere nemmeno com'è questa qui. No. Vai un po' avanti ancora. Scusa, vedi che deve essere un'altra la relazione. Vedi un po', esci un po', portacene un altro, perché qui è un casino più totale. Allora, queste sono le prime tre cose che ci sono qui. Vabbè, ho sbagliato benino, mi dispiace molto. Vabbè, racconterò su questa qui. Beh, vai su questa qui. Ok, vai all'inizio. Tanto non è importante, voglio che, mi dispiace perché quella lì era fatta molto meglio e sottolineava meglio tutti quanti gli aspetti, però, e quindi non so se me li ricordo tutti, però il senso che vi voglio lasciare è questo. Cominciamo a vedere questo lavoro qui. In questo lavoro vedete questa figura, se non mi ricordo male, questa qui dimostra, vedete che ci sono diversi stati, dimostra come l'inquinamento, questo qua era per tumore del polmone, l'inquinamento, i fattori ambientali aumentano nei vari posti, quindi Belgio, Germania, Messico, Polonia, aumenta nel tempo. Vedete, dal 1980 fino al 2000 c'è questo aumento, questo incremento. E
questo è certamente dovuto all'incremento dello sviluppo della tecnologia, che ha portato con sé tutta una serie di fattori inquinanti che poi si sono tradotti in questo aumento dei tumori. Ma poi l'altra cosa fondamentale che poi dovete vedere è che non tutti i paesi partono allo stesso punto, hanno tutti quanti lo stesso trend, ma non tutti partono allo stesso punto. In America, mi pare che il primo è l'America, vedete, sta in più in alto di tutti, i paesi più industrializzati più stanno in alto e più il trend è positivo per tutti, c'è cioè un aumento per tutti, ma qualcuno parte già male perché era già più industrializzato. Questo è un fatto, vedete, la Turchia mi pare che è l'ultimo. Meno industrializzato, meno tumori, anche se lì, anche lì c'è un aumento dei tumori. Vai avanti. Allora, questa qui è classificazione di alcuni agenti ambientali in base all'azione cancerogena dell'associazione con patologie tumorali. Allora, sostanzialmente gli agenti cancerogeni, poi io concentro un po' l'attenzione più sulla questione cancro, sono tre, sono gli tre tipi: biologici, quindi virus, i batteri, quelli in alto. Poi ci sono le radiazioni, quelli fisici, che possono essere radioattività, ultravioletti e poi i campi elettromagnetici. E poi ci sono i chimici, che possono essere quindi il particolato, quello che si parlava prima, e poi i xenobiotici, che sono tutte sostanze che non sono, in natura non si trovano normalmente, sono prodotti della lavorazione varie che la tecnologia ci porta. E quindi, come potete vedere, un po' l'elenco di quello che ha detto prima Giuseppe: metalli, arsenico, berillio, cadmio, cromo, piombo, diossine, soprattutto le diossine, tutte quelle cose che vengono fuori dal quando si brucia qualcosa, e in particolare quando si brucia negli inceneritori. Avanti. Vedete questa figura qui? Allora, licheni, l'indice della biodiversità dei licheni. I licheni sono dei particolari, organismi naturali che sono particolarmente sensibili alla presenza dei metalli pesanti in aria. Cioè, si crea, se la concentrazione di questi metalli pesanti è alta, allora si crea automaticamente un deserto di questi licheni. Laddove c'erano scompaiono, e voi dove vedete nero, vuol dire che sono scomparsi questi, perché ci sono degli inceneritori, hanno creato questa nube, di conseguenza, quindi presenza alta di licheni, cioè di metalli pesanti, sono scomparsi i licheni. Guardate la seconda figura, quella lì, è Lung Cancer Mortality, tumori del polmone, distribuzione dei tumori del polmone nel vento, vedete lì, e vedete che più si va in alto, più il colore è scuro, più l'incidenza locale è alta, ma guardate la corrispondenza delle due figure. Quello che cosa vi sta dicendo? Che quanto più ci sono metalli pesanti, tanto più è alta la probabilità, quindi l'incidenza di insorgenza di tumori al polmone. Che ci viene a dire Veronesi? Avanti. Oh, ecco qua. Chi produce le diossine? Inceneritori, riscaldamento domestico, inceneritori per rifiuti ospedalieri, fonderie a combustione industriale, incendi a combustione di rifiuti irregolari, trasporto veicolare. Questo nelle varie percentuali. Vai avanti. Allora, qui invece incidenza dei linfomi e leucemie. Allora, questo è un altro studio. Allora, molto spesso questi studi, per avere una significatività statistica, no? Per avere una validità più alta, non si possono fare sugli uomini. Per fare uno studio epidemiologico è molto molto difficile, talvolta molto costoso. Allora si cerca di farle sugli animali, si fa sui ratti. Vedete, dose, quindi parti per milione, di microgrammi a chilogrammo di diossina, vedete come aumenta giù più in basso la dose, quindi microgrammi a chilogrammo zero. E quello è il numero degli animali. Ecco qui, l'ultima colonna, animali portatori di linfomi e leucemie. 13, aumenta la dose, guardate come aumenta il numero. Perché deve aumentare così? C'è un motivo. Avanti.
ancora questo qua, torna dietro, è sempre questo qua, perché vedete, vabbè dai, su, è la stessa cosa di prima, però vedete i tumori, questo qua anzi dice un'altra cosa in particolare, fa il confronto fra il dato quando l'esposizione alla diossina è nelle prime fasi della vita, oppure quando questi animali sono stati esposti già dall'inizio. Quindi per dire quanto è importante anche per i nostri bambini, cioè che differenza c'è, vedete i dati sostanzialmente sono, va bene, 40% contro 17%, a dire che quando una persona è esposta, ma è una persona matura, ha sviluppato le sue capacità di autodifesa, il sistema di immunitario, tutta una serie di capacità di autodifesa a quel agente inquinante, cosa che invece un bambino non ha ancora sviluppato, quindi il rischio di avere dei tumori è molto molto più alto in un ambiente come quello lì. Beh, leucemia infantile, allora si vede poco. Soprattutto io avevo segnalato appunto queste parti qui proprio per metterle in evidenza, però se mi ricordo qualcosa. Qui vedete leucemia infantile da inquinamento atmosferico. Se vedete non so se si riesce a vedere, ma nella terza colonna dove dice esposizione, sostanzialmente vi dice, questi sono vari studi, è inutile che Veronesi venga a dire cose che non esistono né in cielo né in terra, nella prima colonna guardate quanti studi ci sono. La terza colonna ci dice esposizione, a dire quanta distanza c'è dall'elemento che viene esposto, dalle persone che sono state inquadrate nello studio, rispetto a una strada molto trafficata. Mi pare, non so se riesco a leggere, 40 metri, per ragazzi che avevano 19 anni, sotto i 19 anni. Ebbene, vedete, la quarta colonna dice RR, rischio relativo. Cioè questi soggetti che hanno un'età inferiore ai 19 anni e che vivono a una distanza da un'autostrada molto trafficata minore di 40 metri, è stato dimostrato che hanno un rischio relativo, cioè quel RR, 2,24, cioè hanno la probabilità 2,24 volte, cioè più del doppio, rispetto alle stesse persone che invece vivono lontano, a 100 metri, 150 metri o molto più lontano da quella stessa fonte di inquinamento. 2,24 tra l'altro è in concomitanza con esposizione concomitante di campi elettromagnetici, cioè quando c'è un'esposizione a fattori inquinanti come inquinamento atmosferico e contemporaneamente anche campi elettromagnetici, ecco, quel valore che sarebbe stato 1,19, quindi sarebbe incrementato di poco la probabilità di sviluppare un tumore, se ci sono anche campi elettromagnetici esplode e va a 2,24. Questo è il punto. Quando ci sono delle sorgenti che creano tumori, se poi queste sorgenti sono multiple, la probabilità che uno possa avere un tumore si moltiplica. Se c'è fenice, e se poi abbiamo il centro oli, e poi abbiamo anche la radioattività sparsa qua e là in regione, e poi ci sono pure i campi elettromagnetici, e poi magari c'è pure l'amianto, tutto questo si moltiplica. E il rischio che noi corriamo, che tutti noi corriamo, è veramente molto molto alto. Vabbè, questo è lo stesso. Ecco qua, questo ancora sul rischio relativo. Queste sono, se non mi ricordo male, le donne residenti, guardate, leggete sopra, per oltre 5 anni nelle aree con differente livello di metalli pesanti. I metalli pesanti sono principalmente, vengono fuori dall'incenerimento, quindi intorno agli inceneritori, no? L'ho detto prima. Rischio relativo, vedete, con intervalli di confidenza, va bene, rischio relativo, esposizione ai metalli pesanti. Vedete che aumenta la concentrazione, cioè quanto più ce ne sono di metalli pesanti, tanto più aumenta il rischio relativo di sviluppare la mortalità per tumore nelle donne. Molto spesso questi studi si fanno nelle donne perché le donne hanno una posizione
più delle volte si prendono le casalinghe, perché è così è possibile localizzare la loro posizione relativamente alla sorgente di che crea il fattore illuminante. Avanti. Ancora donne, esposizione vitale e pesante, vedete, allora anche qui, vedete più nello specifico, quali sono i tumori? Rischio relativo, vedete, allora la prima colonna i valori, poi dopo tutti i tumori, 1.17, 1.26, 1.54, aumenta, quanto più aumenta il fattore inquinante, tanto più aumenta questo rischio, ma se si parla di particolari tumori, questo rischio aumenta ancora di più. Tumori del colon retto, fino a 2.47, tumori dello stomaco, fino a 2.56, perché poi i metalli pesanti hanno questa particolarità, che vengono respirati e poi vengono in un certo senso trattenuti per sempre nei grassi. Quindi c'è una sorta di bioaccumulo che ti espone per tutta la vita a quei metalli pesanti, perché l'organismo umano non riesce più a espellerli, e quindi una persona che è esposta in maniera cronica e quindi ne respira una parte tutti i giorni, alla fine il suo rischio aumenta sempre di più. Avanti. Mi dispiace proprio tanto che ho fatto tanto lavoro per mettere una relazione molto bella, vabbè, ho soltanto le tabelle. Questo qua è l'insorgenza al tumore, esposizione, va bene, queste qua sono le esposizioni agli ultravioletti. Qui dovete vedere più che altro, non soltanto l'ultravioletto, qua stiamo parlando delle radiazioni, ma l'esposizione ai campi elettromagnetici. Anche in questo caso vedete quanti studi ci sono. La vicinanza rispetto, io ho voluto portare anche questo perché l'altro giorno mi sono trovato con Cano, che è un nostro amico affiliano, a parlare di questa questione in cui c'erano un po' tutti gli ingredienti relativi alle tematiche ambientali, perché c'era un sindaco che diceva: noi abbiamo avuto il legislatore, abbiamo avuto da parte dell'ufficio tecnico un parere su quest'antenna che bisognava collocarla per motivi tecnici nella zona dove l'hanno messa, cioè praticamente vicinissimo a una scuola. C'erano tutti quanti i genitori che dicevano: sì, ma noi non la vogliamo lì. Il sindaco diceva: sì, ma noi vi garantiamo che l'antenna c'era lì il tecnico che diceva: l'antenna è stata messa a norma di legge, quindi sostanzialmente i valori di soglia sono sicuramente molto molto più, cioè sono rispettati, i valori che noi misuriamo sono molto molto più bassi, tant'è vero che abbiamo una bella relazione dell'ARPAB, affidarsi poi dell'ARPAB, ma comunque abbiamo una relazione dell'ARPAB che ci dice che siamo sotto. E le mamme che non hanno studiato niente di tutto questo dicono: sì, ma io non ce la voglio lo stesso, perché io non lo so se tu, è inutile che mi vieni a dimostrare che stai a norma di legge, io non so cosa succede sotto quei valori di soglia, e quindi io esporre il mio figlio per 10 anni lì non ce lo voglio. C'era tutta la sostanza della legislazione in materia di campi elettromagnetici, ma anche di esposizione delle radiazioni in generale, perché mancava un elemento di discussione lì, e cioè che la legge dice che tu devi avere un'autorizzazione per poter installare questa roba qui, però bisogna adottare il principio di ottimizzazione, cioè un principio di precauzione in ogni caso, siccome è vero che non si sa, che non si sa a che livello una cosa, non esiste una soglia per cui, superata la quale una cosa può venire, un tumore può venire, sotto di questa invece un tumore non viene. No, non esiste questa soglia. Nessuno mi può dire di questo tipo di esposizione non esiste mai una soglia. Quindi c'è sempre una probabilità. Se la dose è bassa, la probabilità è bassa, d'accordo, ma c'è sempre una probabilità che un tumore possa venire per queste ragioni. E quindi le mamme avevano capito benissimo questo fatto qui. E le leggi sono fatte in cui questo principio, insieme alle soglie di tolleranza, c'è, dice: tu devi ridurre comunque al minimo l'esposizione, soprattutto per la popolazione più sensibile. Quindi, anche se tu stai a norma di legge, devi toglierla di lì e andare a mettere un'altra parte. Questo è il ragionamento che bisogna fare ogni qualvolta
bisogna trovare una soluzione, soprattutto quando il cittadino te lo chiede, soprattutto se tu sei il suo sindaco, soprattutto se tu sei colui il quale deve difendere gli interessi di quelle persone e dei loro bambini in primo luogo. Avanti. Radiazioni cosmiche. Allora, come si fa? Come si è fatto a dimostrare? Questi sono i primi studi, vedete quanti ce ne sono. Come si è fatto a dimostrare che le radiazioni fanno male, che le radiazioni fanno venire tumori? Si sa che naturalmente le radiazioni è facile misurarle, poi è difficile stabilire le correlazioni fra l'incidenza di un tumore e il fatto che c'è un'esposizione alle radiazioni, però si sa che molto di quello che noi abbiamo intorno, le radiazioni ci sono anche in questo momento qui, c'è un fondo naturale, perché l'uomo si è sviluppato in mezzo alle radiazioni, c'è un fondo naturale che deriva dal radon, c'è una piccola presenza, c'è la radiazione cosmica, è quello che noi abbiamo intorno. Ma più vai in quota, e quindi magari se sei uno che lavora su un aereo, lì le radiazioni, la percentuale di radiazione è molto più alta, e questo è misurabile. Quindi, per ragioni lavorative, un hostess, comunque chiunque lavora su un aereo e fa un certo numero di voli, viene esposto alle radiazioni molto di più di una persona che invece sta a livello terra, insomma, a quota zero, no? E quindi su queste persone è stato possibile studiare gli effetti di questo aumento della radiazione e si è visto, vedete, che tutti quegli indici stanno a indicare, come quello di prima, come rischio relativo, che c'è un incremento incontrovertibile dell'indicatore epidemiologico della probabilità che possa venire un tumore, molto spesso tumori della pelle, d'accordo, ma comunque tumori della pelle e linfomi. Avanti. Ancora, questo qui è come quella di prima. Meta-analisi, questa qui vedete anche sulla la questione delle lampade abbronzanti, anche in questi casi vedete che ci sono diversi studi che hanno fatto queste correlazioni, hanno visto che l'esposizione alle lampade aumenta il rischio relativo di sviluppare dei tumori, in particolare il melanoma, quindi un tumore della pelle, oppure il carcinoma squamoso cellulare, 2.25, la probabilità è più del doppio in questo caso. Ancora. Ecco, questo è il discorso che vi facevo prima. Vedete? Prima si stabilisce un concetto di rischio. Si fa una valutazione del rischio, cioè una fonte di inquinamento. Si fa una valutazione del rischio e sulla base di quella valutazione, che molto spesso è fatta da gente competente, al di là della suscettibilità individuale, perché poi ognuno di noi reagisce un determinato modo, ci sono dei modi anche per tenere conto di questo fattore, ma si stabiliscono delle metodiche per cui si arriva a un concetto di soglia. A questo punto c'è l'aspetto scientifico, l'aspetto politico, l'aspetto economico, per esempio l'antenna, bisogna trovare una soglia per cui l'antenna la puoi mettere e possa funzionare, perché noi abbiamo bisogno di internet e quindi abbiamo accettato questo livello di sviluppo. Bene, allora l'antenna deve avere la capacità di farmi arrivare la connessione fino a casa. Quindi ci vuole, quello ti dice che la potenza dell'antenna deve essere alto, ma devi metterla insieme all'aspetto scientifico che ti dice attenzione fino a un certo punto, perché poi dopo tu mi aumenti questa probabilità di innescare il cancro o il linfoma ai bambini in particolare, no? E allora ecco l'aspetto politico, ci sono tutti gli ingredienti di quella discussione dell'altro giorno a fine. Quindi ne vengono fuori le leggi e quindi i regolamenti e i controlli. E qua io mi voglio soffermare ancora perché c'è il conflitto di interessi e quindi il principio di precauzione che io vi dicevo prima. Cioè tu, d'accordo, il controllo lo puoi fare sulla soglia. La soglia è rispettata oppure no? Vai lì, controlli, c'è uno strumento, dici vabbè, sto sotto la soglia, tutto a posto. C'è il principio di precauzione. Toglila da vicino ai bambini. Tienila lontano, in ogni caso, ok? Conflitto di interessi. Allora, cosa succede se c'è tutto questo sistema politico che alimenta questa questione dell'inquinamento in generale? Perché poi questo sistema politico si alimenta sul clientelismo. Perché nella sanità, in Lucania in particolare, c'è questo.
Bisogna ammettere che c'è questo. Allora, tutto questo sistema che non fa i controlli, lo sapete, prima Giuseppe lo accennava, c'è l'APAP che avrebbe uno strumento a protezione dei cittadini, ma uno strumento a protezione dei cittadini fa gli interessi veramente dei cittadini oppure no? Il registro tumori, il registro tumori, come viene fatto? Adesso questa è una delle tematiche che noi stiamo sviluppando, perché naturalmente stiamo sviluppando il programma regionale del Movimento 5 Stelle, sul punto della sanità mi sto occupando di persone. Il registro tumori, come viene fatto? Cioè, noi dobbiamo sapere, ogni tanto c'è qualcuno che ci viene a dire, sapete, a Genzano noi notiamo, abbiamo questa sensibilità, vediamo che la gente muore di tumore più che quanto succedeva in passato. E questo non è soltanto a Genzano, ovunque io mi trovo e qualcuno mi dice, ma noi qua abbiamo questa impressione, ma prima non succedevano tutti questi fatti. Però poi, se uno vede il registro tumori, cioè quello che di ufficiale dichiara la regione attraverso i suoi organismi tecnici, è che tutto sommato noi stiamo con un leggero trend di crescita. Ho visto le tabelle prima di Pasquale lì, ma quelle sono di chi fa il registro tumori, che dichiara che c'è un leggero trend di crescita, quindi controtendenza un po' rispetto a quello che succede in nazione, però sotto la media nazionale. Quindi, sapete, un messaggio rassicurante. Sì, c'è un aumento, però siamo sotto la media nazionale. Come si fa il registro tumori? Il registro tumori si fa sulla base della cartella, di quanto viene dichiarato sulla cartella ISTA. Il punto è, se noi non siamo veramente sicuri che chi redige questo registro fa gli interessi dei cittadini, perché questa informazione è cruciale per sapere se c'è una correlazione fra un agente inquinante, come abbiamo visto che gli studi ci dicono, con l'aumento di questi tumori. Loro dicono, vabbè, ma sulla cartella c'è scritto che il tumore non ce l'aveva quello lì, perché magari molto spesso chi ha un tumore muore di infarto. E tu ci scrivi infarto lì e non arresto cardiaco, oppure chi ha delle malattie endocrine magari scrive così e non scrive che c'è un tumore della tiroide, il quale viene se tu stai in zone in cui c'è un incremento di iodio nell'ambiente. Questo è il punto, cioè l'organismo di controllo ci sta dicendo la verità, ci dobbiamo fidare dell'organismo di controllo che non ci ha detto la verità sul fenice. E questo è il punto. Noi adesso stiamo cercando di instaurare anche dei gruppi di lavoro che in maniera indipendente, mettendo insieme, e con questo voglio tornare un po' al discorso che faceva Pasquale all'inizio. Io sono una persona abbastanza soddisfatta della sua vita, cioè non avevo bisogno di entrare in politica per avere un completamento della mia soddisfazione, no? Una realizzazione, no. Per me questo è un sacrificio, quello del mio impegno è un sacrificio che io faccio e la mia famiglia fa insieme a me, perché come si è detto prima, qui è importante che qualcuno, ognuno di noi dia il proprio contributo se ne vogliamo uscire fuori da questa situazione qui, dia il proprio contributo, allora io so fare questo e cerco di fare questo e cerco di spendermi al massimo per fare questo e stiamo facendo un po' tutti questa cosa qui. Però ecco, dovete farlo anche voi, non mi interessa a me con chi voi trovate un contenitore politico a questa cosa. Io penso che il Movimento 5 Stelle risponde al meglio a questa esigenza in questo momento, magari fra 2-3 anni non sarà più così, fra 5-6 anni non sarà più così. Però quello che serve oggi è che tutti i cittadini, ognuno col proprio contributo, si spendano, danno parte del proprio tempo, del proprio sacrificano parte del proprio tempo, non c'è niente da guadagnare in questa cosa qua, c'è solo da spendere, c'è da guadagnare la salute per i nostri figli e voi lo dovete fare insieme a tutti quelli che hanno deciso di fare questo passo per i propri figli. Vi ringrazio. Grazie a tutti, la serata finisce in questo momento, sicuramente ci ritroveremo un po' più avanti col tempo, affronteremo il discorso nello specifico della fenice, perché grazie a Giuseppe naturalmente lui ha fatto anche degli studi specifici per quanto riguarda
partorisce, quindi più avanti, appena avremo modo e tempo di organizzare un'ulteriore serata, cercheremo poi di parlare esclusivamente della fenice e dell'incidenza che la fenice ha avuto sui territori, diciamo in particolar modo dell'Alto Bradano. Quindi spero, insomma, di comunicare con tutti voi la data in cui saranno disponibili entrambi per poter affrontare e approfondire questo tipo di argomenti. Grazie a tutti. Scusate, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande di approfondimento, sì, scusate, io non ho notato, ivi compreso le autorizzazioni, io me ne sono portata qualcuna e ce l'ho sul pennino che ho dato al computer. Quindi se c'è qualcuno che vuole chiedere degli alimenti, siamo qui disponibili a darveli, praticamente. Perché quello che noi diciamo, quello che il dottor Pier Nicola Medicini, esperto medico, fisico, esperto della radioattività, il sottoscritto, sia quando ha svolto funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sul territorio di Basilicata e anche dopo come associazioni, abbiamo raccolto dei dati, abbiamo dei documenti, alcuni di questi sono in originale a firma proprio della Regione. Cioè, se volete chiederci dei chiarimenti, noi siamo qua. Scusate, sono espresso io male, nel senso non è che chiudevo la serata, il dibattito era, nel senso di dare un proseguo su un dibattito, nel senso chiudo la serata per quanto riguarda gli interventi delle persone direttamente sull'argomento, naturalmente si può aprire un dibattito.